Ragazze, ciao ragazzi, ciao Vitamina, ciao Cuocciola. Allora, oggi in questo video ci truccheremo insieme, quindi un po' di video get ready with me. Mi vedete un pochettino arrossata perché sto di dentro proprio nervosa, però troppo contenta perché dopo, allora, quando finiamo questo video ne farò un altro, dove vi farò vedere un regalo troppo bello che ho ricevuto ieri, ma meglio che ve ne parli nel prossimo video. E allora, innanzitutto sul viso vado ad applicare un prodotto di Yves Rocher, un idravegetra, scusate. Comunque, il regalo me l'ha fatto una mia amica che è anche fan del mio canale. Sono troppo felice perché non mi aspettavo tutto quello che ho ricevuto. Quindi passiamo al trucco, se no. Allora, questo è un siero liquido ultra idratante, acqua cellulare di Edulis contiene. Un 30 ml di prodotto. In questo periodo mi sto trovando bene con questo prodotto, non lo applico sempre, però quando voglio molta più idratazione, io già stamattina comunque ho applicato la mia crema viso, perché lui si applica o sotto la crema. Tutta la crema, sì, prima della crema oppure dopo, insomma, basta che una veda. Comunque è molto leggero, si presenta in una texture veramente leggerissima. Lo vado a picchiettare. Avevo letto alcuni commenti, non sono riuscita a rispondere perché alcuni mi dicono che sono fatta più magra se mi vedo con 10 kg in più. È bruttissimo. No, vabbè, ancora sono emozionata tipo di ieri. Cioè, mi è arrivato questo pacco. Niente, devo dire. Allora, innanzitutto facciamo asciugare un pochettino questo siero che tra l'altro si assorbe veramente veloce. Lui cosa fa? Innanzitutto ti aiuta ad avere idratazione tutto il giorno, quindi, e poi ti aiuta anche ad avere una resa make-up molto più resistente. Infatti si presenta così in una sua confezione di vetro. Come fondotinta questa volta vado ad applicare sempre quello che io ho in versione, diciamo, grande, però in una colorazione molto differente, il beige 200. Io però in questo periodo mi sto fissando col beige 200, cioè con un fondotinta leggermente più scuro rispetto alla mia carnagione, ma di poco, perché comunque il beige 200 va benissimo, cioè per la maggior parte delle carnagioni un po' chiare. Quindi lo vado ad applicare col mio pennello preso su Ali. Molto molto carine. Molto molto carine come tonalità. Infatti, come vedete. Voglio applicare un pochettino di correttore verde, che mi sono dimenticata, dalla palette questa di Flormar, che è molto, ma molto valida. Il problema è che qual è il problema? Che questi prodotti, no, questi prodotti, a parte che sono senza specchio e non è tanto carino, vabbè, non ha importanza. Cioè, questo fondotinta, cioè a me piace l'altro fondotinta, si chiama Comfort, che è sempre di Yves Rocher. Però non è tanto in sconto quando lo vedo sul catalogo. Però non appena lo vedrò, perché io di solito utilizzo anche. Cosa utilizzo? Identico tutto. No, ne metto un altro un po' chiaro qui. Veramente. Mia madre continua a dire: mia figlia la vogliono bene. Sono contenta. Devo andare ad applicare un po' rosa perché i miei genitori comunque ci sono rimasti super felici di tutto questo. Cioè, non si aspettavano. Vado ad applicare un po' di quello chiaro che sarebbe. Boh, vabbè, poi vado ad applicare dopo che è meglio, va. Però lo vado ad applicare prima, nel senso che già io me lo po mi porto avanti.
L'amicizia, amicizia anche in lontananza, non lo so, secondo me meravigliosa. Molto, molto meravigliosa. Ma non per i regali, raga, per il rispetto che ha una persona. Cioè, quando tu ti vedi rispettata da una persona, tu gli regali pure il mondo. Cioè, proprio, ecco, sembra ti conosci un po'. Penso che sia un po' così per tutti. A me è raro trovare. Cioè, io nella mia vita sì, ho avuto tante amicizie, però cioè, alla fine preferisco rimanere da sola perché. Non da sola, perché alla fine non è che sono da sola. Cioè, non sono mai da sola. Perché appena ho bisogno di un consiglio, di un qualsiasi cosa, a parte la mia famiglia, il mio ragazzo, ci sono tutti. Cioè, per dire, anche perché io ci sono sempre stata, anche per loro, è normale. Però dico, sono sempre sulle mie, ho quelle poche persone con cui, cioè, si contano veramente sul palmo della mano. E secondo me questa è la cosa essenziale. Troppe persone amiche non è bello. Anche perché a me piace trattare tipo le persone con cui frequento tutti nella stessa maniera. Cioè non mi piace trattare tipo in modo particolare un'altra e in un altro modo l'altra. No. Cioè se sono amica tratto tutti alla stessa maniera, lo porto leggermente sul contorno del collo, che schifo, ma poco poco perché non voglio distacchi, eccetera. Spero che siete d'accordo con me, nel senso che bisogna trattare, secondo me, le persone anche con sincerità, soprattutto sincerità, perché se in un'amicizia, ma anche in qualsiasi rapporto, manca la sincerità, secondo me un po' le persone si perdono anche di valore. Cioè, secondo me, poi. Cioè, prendete per esempio la mia amica Giovanna, lei che mi manda il regalo. C'è stata un'amicizia veramente carina. Una persona veramente bravissima, ma ripeto a dire, non per il regalo, perché continuava a dirgli a lei lascia stare, non farmi niente, perché per me conta veramente l'amicizia, nel senso, nel vero senso, anche virtuale, però alla fine non è proprio virtuale, perché ci sento ogni giorno, ci manda il buongiorno, si scambia sempre qualche parola, cioè siamo sempre in contatto, alla fine per me è come se fosse una persona che magari conosco di presenza. Oddio santo. Vabbè, mi piace questa zona leggermente illuminata come volevo io. Adesso ho da appendere la mia cipria. Non si è proprio virtuale, anche perché io l'ho detto che prima o poi verrò nella sua città. Lei è della Sardegna. Mamma mia, che bella. La Sardegna è un po' a pari passo con la Sicilia. Certo, la Sicilia non la batte nessuno, però vedere anche le altre città mi piacerebbe molto. Spero prima o poi di realizzare un pochettino i miei sogni di partire, viaggiare un pochettino, sempre a livello di una settimana, due. Mi piace sempre a me visitare i posti, mi piacciono i posti nuovi. Ma anche stabilirmi, cioè se a me piace da una parte, perché no? Cioè perché non stabilirsi? Vado a sfinare leggermente il viso con la mia terra, questa Jumbo, signor Dumbo, che la chiamo Dumbo tra l'altro. È la medium matte. Signor Dumbo, Jumbo, beh si chiama Jumbo, no Dumbo, non ha senso. È questa che tende leggermente all'aranciato, purtroppo. Ci devo fare l'abitudine. Comunque, solo che ieri ho ricevuto questa cosa, non lo so, cioè. È bello quando qualcuno ti pensa. È la cosa più bella che può esistere. A parte che già a me solo il pensiero tipo di un messaggio,
Cioè, anche dei vostri commenti, a me riempie sempre il cuore, cioè. È sempre bello sentirvi commentare e io ogni tanto rispondo e non rispondo perché purtroppo per via della memoria. Oddio, per via della memoria mi devo cancellare sempre le app, poi le devo riscaricare. Però è sempre bello veramente stare in contatto con le persone. Pochettino nel naso. Mi sono sempre fatta rispettare. Si dice che senza rispetto le persone non vengono rispettate. Io però rispetto chi rispetta. Chi non mi rispetta non lo rispetto, mi dispiace. Vabbè, il brush lo vado ad applicare prima, non lo so perché mi sta venendo ad applicarlo prima. Applicherò questo, che è un rosso. Quindi applicherò, dicevo, questo. Caffè è d'obbligo. Lo applico prima, ma non so il perché l'ho voluto applicare prima. Lo meglio così. Adesso passiamo agli occhi. Vado ad applicare la matita che avevo un po' di nostalgia della matita di Cien. Questa è la Ultra Brown. Avevo nostalgia. Non lo so il perché. Mi piace molto questa matita. Proprio il colore. Ok, devo aggiustare anche l'altro. Questi pennellini che fanno, ma chi sei buono, non sei buono a niente. Oh, non mi piace, non mi piace. Vabbè, non facciamo cosa nelle sopracciglia che. Lasciamo aperto. Allora, come trucco, manco io lo so, vediamo di prendere qualche colore da qua. Sulla rosa, boh, mi sembra che utilizzerò tutti e due, o tutti e tre, diciamo, per andare a fare un po' di luminosità. Poi il secondo e il terzo. Sì, i pennellini ce l'ho, ma con le mani mi trovo bene. Tra l'altro ho sentito anche in un'accademia che seguo molto, un'accademia di qua, di Palermo, quelle mi avevano detto che se volevo mi potevo iscrivere, però mentre un po' le mie prestazioni di trucco, però io no. Non ci posso andare perché a parte che costa un sacco di soldi, se tipo lavorerei, diventare un po' famosa con YouTube, sì, ci andrei. Perché magari col guadagno fare una cosa utile per la mia vita, cioè una volta nella vita fare una cosa molto carina. Infatti facevano vedere loro, c'erano alcuni, c'è un ragazzo in particolare, uno che trucca molto molto bravo, nel suo settore veramente. Proprio come trucca, bravissimo. Cioè, un occhio fa uno smokey eyes, veramente. E tu dici, se lo faccio io non mi viene. Cioè, per dire. Veramente bravo che infatti ha detto, dice, sì, io in alcuni casi, dice, io utilizzo le dita. Perché ricordatevi che le dita, dice, sono uno degli strumenti più antichi usati da alcuni makeup artist. Cioè, io sono rimasta tipo scioccata. Essendo che non è caso mio solo io che ho questa malattia. Cioè, perché io vedo che con le dita il trucco ti viene un'altra cosa. Magari chi non lo sa, no, chi non lo sa, chi magari ha poca gestualità con le dita, dice, ma chi sta facendo chissà? Come sapete, a me piacciono i trucchi sempre super luminosi, metallici. Io
vado sempre cercando questo in un trucco. È vero che i pennelli aiutano tanto. Però, tra l'altro, da casa è molto sul rosato metallico il colore. Da là non si vede niente. Da qui sembra tipo marrone, ma non lo è. Vado ad applicare la matita sempre di Avon, no, Avon, yes, Color Trend. Ma questa colora, non colora, è per i fatti suoi praticamente. Vedremo. Leggero, ma come mai? No, ne prendo una. Vado a prendere quella di Shein perché quella è una bomba. Scrive. Ecco qua. Adesso applicheremo l'eyeliner che di Faberlic. Bellissimo questo eyeliner, stupendo. È molto che non lo vedo questo eyeliner. Quando faccio sta linea troppo grande. Non mi piace, a me la linea troppo grande dell'eyeliner non mi piace. Vabbè, come al solito. Ci possiamo fare niente, purtroppo questo. L'eyeliner. Ho da riconducire un po'. E vabbè, una perfetta, una mala comanata. Fa niente. Mascara. Allora, mascara vado ad applicare sempre il Super Lash, cioè il primer. Io con questo niente mi sto trovando benissimo. E poi il mascara questo di Color Trend. Prima ne apriamo uno. E poi ne apriamo un altro. Allora, ovviamente questo si presenta super bianco, lo sapete che è super bello. Bello, bellissimo. Cioè, questo cosa fa? In pratica ti fa fare più volume alle ciglia. In modo che quando tu cioè, quando tu applichi poi in mascara, tu avrai tipo delle ciglia super super voluminosa e super giusto, super voluminosa e anche lunghe, veramente bello. Adesso applichiamo invece il mascara di Color Trend. Come vi dicevo, questo è il super long, se non sbaglio. Sì, super long di Color Trend, che non è male. Lui ti va a prendere tutte le ciglia, anche le più fini, cioè veramente. È veramente bellissimo questo primer.
Chi non ce l'ha, acquistatelo, raga, perché veramente, ve lo dice una che ha sempre le cie per i fatti suoi. Quindi, allora, il rossetto che mi ispira oggi è questo. Questa è una tinta veramente bella che ho preso tempo fa su Ali. Questa ha un effetto super metallico, nel senso che c'ha tanti glitter, che non appena ve lo mettete, andate a fare questo movimento. E tutti i brillantini si attivano. Boh, non lo so perché. Cioè, perché è così, però è bellissimo. Innanzitutto vado ad applicare il mio primer di Yves Rocher perché per far aderire bene il prodotto. Perché senza primer dava problemini prima, intendo dire. Ora invece da quando è che lo applico col primer è un'altra cosa. Che è successo? E questo è il rossetto. Cioè, facendo questo movimento si attivano tutti i brillantini, cioè tutti i glitter, ma da lì non è come lo vedete. Vediamo se riesco a cambiare un po' luce. Ecco, così è perfetto. Ma perché non l'ho fatto prima? Ok, questa è praticamente la luce bianca. È più bella perché vedete realmente il trucco com'è. Ed è questo. Vedete che bello? E poi, cioè, non compare niente. Cioè, la tinta che costa tipo 2-3 euro su Alibaba è bellissima. Comunque, spero che il trucco vi piaccia. Ci vediamo al prossimo video che appena, cioè, appena registro, cioè appena carico questo, registro quello del pacchetto regalo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!